Il primo picchiaduro, siccome è quella console nuova, volevo un picchiaduro a scorrimento perché mi piacevano molto da quando ero piccolino. Questo è il primo picchiaduro a scorrimento 3D. Wow, in effetti è caruccio, però. Io sono una pippa con i giochi in tridimensionali. A me Però adesso piaceva vediamo. molto sto Kairos. Anche l'audio voglio sentirvi. Del gioco? Eh sì. Lo apro. Lo senti? Sì. Audio è bello, è figo, eh. Stereo, fatto bene. Ma no, non ha una. Vediamo l'opzione qua che ci sta. Cioè, tipo, boh. Difficoltà easy, easy, bravo, easy, per me easy. Questo va bene. Non va bene. Che altro c'è? C'è anche Mono, no? Controller pack, non c'è il controller pack. Go back. Fisco con la sigaretta. Mica pubblicità nulla. Nulla? No, dico, nel senso. Opzioni non ha, No, ne ha, guarda. cioè. Option. Difficoltà, musica del vo musica. Il volume della musica, volume degli effetti. Se stereo mono. L'opzione del controller. Ah, vediamo l'opzione del controller. Punch kick. Devi metterlo come Backfist vuoi tu, però grab. poi. E basta. No, vabbè, che cazzo. Queste sono. Quindi non quelle di sopra, solo quelle di sotto. In effetti. Forse il contrario vorrei. Come si fa? Allora. Al Ah. contrario, fai control type 1, set player, no, control type. A select A. Vorrei il punch nel B. Ah no, giusto, il punch nell'A e il kick nel B. Ok, grab and back fist. Ma ti muovi con quello analogico o con quello digitale? Quello lì a No, mi muovo pisello con. oppure? Ti muovo, mi sa che ti puoi muovere soltanto con il pisello. Guarda che puoi metterlo se non sbaglio, così è più vecchio stile. Con A. Control. E come cazzo si chiama? Control set Con player 1 quello, control type. eh. Control type, vai. Adesso sei a Ok. sinistra. No, No, vedi. no, quello di su, vai su. Anche tu sei in ritardo io, Allora, aspetta. eh. Ecco lì. Control type 1. Non l'ho C'è già scritto. messo. Ah, control type E se. 1. E se fai a destra e a sinistra ti cambia i. Ah, ok. Ah, quindi c'ha lui dei preset praticamente. Non posso customizzare. E in Boh. effetti, no. Il RAM così forse non è male, perché la camera che cazzo mi frega. Però mi devi far giocare con il pad. C'ho col Cioè. pad, non c'è quello di. Ma non lo dice. Ma vediamo. Punch. No, non mi piace così però. No, non mi piace. Punch kick è giusto. Ah, facciamo così, dai, basta. Poi vediamo se. Go back. Go back. Start game. Vediamo se me lo fa fare, eh. Non lo so. Secondo me no. C'è un video iniziale, non ti spiega perché sei lì nel palazzo. No, un cazzo. Fighting Force. Chi devo prendere, detto? Sto tipo? Oak, Hawk. che è più branciato. Vabbè, il controller pack lo devo utilizzare. Volevo capire come si salva su questa carta. Ok, continuo. Car pack level 1.1. Questo non è emulatore, questo è originale. Sì, Nintendo 64 originale. Lo inquadro pure, vediamo se si inquadra, se si vede. Ok. No, non si muove. Bellissimo lanciarazzi.
cancello, sparare. Mamma che pippa che so. Ora quante munizioni sono? 4, ok. C'è la lancia? Non ci starà. Occhio che arriva quello, si investe. Lancio la pistola. Pure con la fisicità quanto fa schifo. La? Vedere anche ta fisicità. La fisica, scusa. Ah, ok. La fisica, boh. Tu prendi a calci con la macchina, vedi che si muove. Sì, sì, è fatto apposta. Vero, vero. Oddio, l'ho pure scalato, forse... Va un po' di... No, non va di merda, va normale. Vabbè. Che faccio cagare. Che cosa ha aperto? Gli ingotti d'oro? Sì, vabbè, non ho capito la storia, cioè, ovviamente... Non so perché se ne sia preso con l'auto della polizia, questi mi sembrano sicurezza privata, quindi non mi sembrano poliziotti. C'è il paninetto. Per la... Potete entrare in zino. Vediamo. Ma perché? Guarda che stanno venendo tutti quanti da quella, da quell'ingresso di là. Da là, ve lo so. Però devo comunque ammazzarlo, no? Siamo live? Sì, sono in live. Ah, ecco, okay. Il paninetto. Boh, ma io non ho capito sta cosa. Entra qua. Comodo con il live. Col pisello giocare, sono andato a prendere la monster al bar. La monster al bar? Ma lo fai un panino con la notte? Quello è grosso, eh? Questo è grosso, eh? Lo so. Pistola, bastone, guarda, sei incazzato. Però stai prendendo un sacco di colpi, ma c'è, ma io sono fatto per prendere colpi. Non preoccuparti. Dio un po'. Quell'orsone. Adesso... Che cazzo giri? Ti difendo io. Ma che... Quello è grosso. Poi ci... puoi rompere quelle scatole lì, eh? Ah, si posso, non posso muovere, non ero bloccato. No. Sento come fast, però. Sì, ricevo. Già abituato a giocare con il pisellino. Questo pacchetto di sigarette finirà. Come ti piace? Prima del previsto. Sì, ci stanno le pistole, ma ci sono male le munizioni. Puoi rompere la coccola a prendere. No, lo fa, sì, sì. Anche quella carta tutto si può rompere più o meno. Un attimo, devo bere. E quella cosa a fianco, la calcola. Pezzo di merda. Fammi bere un attimo. Bevi una, bevite una birra. Bevite una Peroni. Rappetoni. Un attimo, sto bevendo. Fanculo. Puoi rompere anche quelle per i muri lì. Mamma mia, questa è la grafica micidiale per l'epoca. Pazzesco. Per me è... A me non piace, a me piace la 2D, però
Ricordo quando uscì questo. Ma anche la PlayStation. Oh, pazzesco. Cos'è la PlayStation 1, Charlie? Ma io non ho mai avuto la PlayStation 1. Questo sì. Ma poi rompere anche le mura laterali. No, questo si rompe perché bisogna rompere queste bombe, però. Esatto. Vedi la vita. No, se beveva la monster moro. Ah, devo allontanarmi, che coglione. Poi mi sa che ce ne sta un altro di qua. Che me da? Ah, le munizioni. Oh! Ah, ste coglione! Ah, bomba a mano. Occhio. Bomba, valuta. Non posso. Oh, non si capisce un cazzo che è tutta sta roba. Vediamo. Munizioni. Questo console centrale si può rompere? Niente, vabbè. No, adesso si rompe questo. Gente. Mamma mia, che gioco. Sirulizio, non fa proprio i coglioni. Tipo siamo i primi anche, mamma mia, quindi i comandi non sono ancora a gestire questo tipo di comandi. Ah, ma però se sono io, cioè. Che non lo so, sempre bello stesso, a me la sensazione che dà giocare alle console vecchie è una cosa assurda. Poi devo provare pure a collegare il Mega Drive. Ma no, quello se non c'è l'emulatore funziona bene. È una pomette, ci faccio. No, ma per me che... Boh. Dove cadono questi? A piani alti, cioè si lanciano dal piano e sfondano il vetro. Lancio! No, dall'ascensore, dall'ascensore. Si apre l'ascensore. Io apro l'ascensore. Arrivano loro. Ah, puoi staccare anche così. E maniglie che hai lateralmente. E vedi quelle maniglie. Ah, loro cadono, hai ragione, non ho visto. Che cadono anche da qui. Ah, grandissimo. Non ce l'ho fatto caso. Anche quello del fuoco, c'è l'accetta dentro il fire. Infatti questo è fortissimo, l'accetta. L'accetta ammazza tutti, bellissimo. Comunque è uno spazzolino gigante. Spazzolino nel cesso. Dammi l'accento, prendi l'accento. È un panino. No, non li posso prendere mentre arrivano, che basi di merda. Sì, non puoi prenderli.
soldi? Ottimo. Noi avevamo due tipi grossi adesso. Lo so. Eccoli qui, guarda. Ah, quella mo speciale. Non so manco come cazzo l'ho fatto. Due tasti insieme, se non sbaglio. Calcio e pugni insieme, roba. No. Uno è andato. Anche ok, okay. Ottimo. Fragoloso. Questa è una pistola, se non sbaglio. No, oh, non sembra una bella cosa. Janitor. Non serve niente, credo sia il janitor. Dave. Questo è Dave. Ah, qualcosa che deve essere lì, si rompono. I cestini. I cestini si rompono? Possiamo cibo. Una pistola diversa però, marroncina. Sì. Oh, devo ancora imparare i comandi basilari. Cerare aspettando qualcuno a picchiare qui dentro quelle stanze. Junior si chiama. Junior, ma come Junior? Credibilità zero. Non mi avrete mai. E guarda, boom boom. Avrete mai come volete, come volete voi. E... Dove sei? Ah, le troie, ecco che troie. Il boss se ne va, guarda. C'è l'aereo dietro. E come lo prendo da lì? Alla fine? Ha rotto la finestra. Ah, c'è il passaggettino. Sì, sì. Quello è un convertiplano. Un convertiplano. Un convertiplano. Che cazzo vuol dire convertiplano? Diventa sia elicottero che aereo. Oh! Fortissimo, ma sono fortissimo, eh? Sono dei boss praticamente. È morta, puttana del merda. Questo è Lucy Lane, vai, picchia. Dai, Matti! Guarda, le unghie rifatte, lunghissime. Una ragazzina. Ecco il panino lì. C'è un panino dietro di te. Non l'ho visto. Oh, ma perché non sta bloccando? È in terra. È in terra. Vai. No, sto pirulicchio, mi ha rotto i coglioni comunque.
C'è una mossa speciale. Cazzo. Che c'è? Non c'è rotanto. Rotanto. Questo è provolone piccanto. Ricordi la Weber, provolone piccanto. L'auricchio. Non sono male queste puttane. Sì, sì. Qua sono questo cibo. Questa è Baldracca, questo tizio. Angel. Tutte Angel sono. Oh! Un attimo, c'è un po' di oro da prendere. Ok. Serve il cibo. Pan in house, sì. E quindi adesso va? Finito, non c'è più palazzo, non c'è nessuno. Vado su per strada. Chi è? Eccomi. Preso male l'incorso, ma sono fuori. Stupito, pronto. Ecco le case qua. Scusate ragazzi. Scusate il vostro? Bartolini? Niente. Bartolini? Ok, consegnato. Che? Oh, ma che... Ma come si fa? Signora? Corriere, corriere. Corriere. Vai, sto veloce, meno tutti. Vai in giro, corriere. No, sì, infatti. Esattamente. Non c'è niente. C'è un cazzo. Ma che hai fatto? Tutti con me ce l'avete. Oh. Ah, fanculo. Cos'è la cabina telefonica? Si sta bloccando il gioco. Possibile, eh? Sì, che sia una non te la faccio anche nella PlayStation e in alcune parti. Oh, Bartolini, ma sto pezzo di merda lentissimo. Signore, abbiamo il suo vibratore a 10 velocità. Ecco. Lentissimo, mamma mia. Ma che vedi i proiettili? Mo si è liberato. Beh. Il gioco. Sì. Adesso si è sciolto. Vai in giro a cercare cibo, sono combattere. Bevi la pizza. Vedi che sono morto. Vite infinite, bravo, bravo, mi piace, mi piace. Ah, le vite infinite? No, non potevo mettere, non so se c'è le vite infinite, non ho idea. No, no, vedi, una le perso. Non c'è la vite infinita, hai perso una vita. Sì? Hai due. Io non vedo un cazzo, che è sta roba davanti? Cioè, ma che davvero? Ma davvero, che cazzo è? Non vedo niente. Devi spostarti con la telecamera. Ma... Partene da lì. Ho capito. È peggio Dark Souls. Ma ragazzi, sono negato per questi giochi. Cioè no, non è che sono negato per il picchiaduro, a scorrimento. Per quelli in 3D. Quelli con più di due bottoni.
momenti mi addobbavo per terra. E panino in terra qua. Ma tu li vedi? Io non li vedo. Lo vedi? Quello grigio che ruota. Ma che co... Cioè, ma è normale sta roba? Spostati da lì. Se stai lì non vedi un cazzo. Corri via. Non mi fa correre. Bastardo. Ma si è rallentato di nuovo. Perché si rallenta il gioco? Non ho capito. Quindi c'è una gente che li sta caricando, Ah. Ma c'è un panino, no? Ma come fai a vedere i panini? Ah, ecco, questo non è il kit. No, ma c'è anche un panino in terra che ha rotto, un... Guarda, non l'hai preso. Ha sparito. No, oh, dog, sono... Ui vita, ui vita. Vedi, c'è un altro lì a destra, in basso. Devi fregarti, non devi... Dipende pieno di tutti i panini. Ma sono lingotti, non panini. No, quello è panino, guarda. Ma vedi che ti è salita la vita. Sto sveglio fino a domani, dai. Perché devi stare sveglio fino a domani? Perché mi sto addormentando. Ok. In più ho bevuto tre caffè. Ah, questo cazzo di evento stava caricando, ecco perché. Non riesco a svegliarmi. Stanotte facciamo un altro gioco da tavolo? Sì, tipo? Sprate. Boh, per me. Un altro abbiamo detto. Di nuovo sto in plat. Ma non inizia a rompere il cazzo. Madonna mia, che è? Ma che io? No, Lorenzo, non voglio che sta facendo in plat. C'è un corvo, c'è un... Fumice del fuoco impazzito, gigantesco. Esatto. Voi ci ha fatto male, eh? Quanto fa schifo sta roba. Ma muori, pezzo di merda. È una bomba a mano anche. La ruota. Così si sente casino? No. Eh? Non si sente la tele così? Ok. Poco poco. Solo mentre parlo però. Mentre parli non si sente. Se non parlo si sente? No no no. No no no, stai tranquillo. No, perché ho alzato la sensibilità. Il microfono. No, quello è già sensibile. Guarda, va lento. Guarda, guarda, prendi, attenzione, è un motociclista. Devo fare, va lento. Cazzo, c'è un motociclista. Ragazzi. Chi? Tu. Ah, voglio. Ah, sì. Forever. Sempre detto. Che devo fare? Devo scegliere. Io c'ho la Ray Davidson. Infatti capi che devo fare. Figo. Aspettare. Ah, scegliere o Bronx o Parco. Buono, allora ci sono stanotte. Ah, quando tu a sinistra vai al Bronx e vai adesso al Parco. Vado a lavorare. Oppure non dritto. Capito. No, non prendere dritto, neanche dritto. Ci vediamo stanotte. Ciao ragazzi. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao. Ah. A destra non prendere dritto, il cancello. A sinistra. Ah, ho capito. Ah. Lo so, sono da solo, so che c'ho il controllo 1. Controllo il parco presbito, continui da saving. Vedete che c'è tra parco e Bronx. Vedete quanto costa il controller pack, perché non ce n'ho manco uno. Ma che cazzo serve? Per salvare qua sotto c'erano caricavi. Salvavano praticamente le. Punk cianotici. Io sono un punk cianotico.
Guarda, ma va lento di nuovo. Ma che Cristo. Vale, mi stanno a staccare i doppi da Osman. Va lentissimo. Perché fa così? Perché c'è sto cazzo di elicottero, quindi c'è una scena sicuramente da fare. Bella madonna. È anticipato. Sì. Tu prendi sempre il cibo, prendere il cibo assolutamente prima di fare qualsiasi cosa. Io sono un bidone, no, non si rompono quelle, insomma. Sì, se non ricordo anche se questo c'è un po' qualcosa. Tutto un problema del motore grafico. Carica sto guys. Fate un giro di ritorno, andiamo a farci in giro. Mamma mia. Bazooka. Come fai a tirare con un bazooka? Mamma, passami il bazooka che devo fare una rissa. Ma va lento! Sì. Sì, sì, la grafica, il motore grafico non ce la fa. Ho capito, cazzo. Per il cibo, assolutamente. Lo so. No, no. Niente. Nicole ti ha fatto il culo. Ma è un panino, ce l'hai messo, no? Dentro quella cassa. Guarda quella casa lì, che forse è roba. Esatto, va. Oh, medikit, dall'altro. Me lo provo lontanato. Oh, che culo. Ragazzi, e mettiamoci d'accordo, facciamo un cheat. Sono incazzato. Altrimenti vi uccido. Vi uccido. Vivi in cheat. Vivi in cheat. Sono impazzito, sono impazzito, impazzito, impazzito il gioco. Sono per culo, no, perché questa cagata di te, tutto il culo, tutto il culo. Questa roba è tipo di Profilax, vero? Cos'è? Sì, sì. Roba merda di Profilax, sempre essere cagati lì. Vabbè, ci sono cresciuto. Che bambi che sono qui. Stai zitto. Infatti mi stupisco che Cristiana si abbia partecipato a quella roba. Senti. Non ha partecipato, lui è membro attivo. Sì, sì, so. Scrive quella merda lì. Chi? Christian Ice. Christian Ice? Christian Ice è membro attivo, è il fonico. Mi poi ci sono pure. Fece il libro non trova. L'altro giorno l'ho contattato, mi ha dato un messaggio su Facebook. Ma perché non ritorni? Ho visto che ha fatto un video nuovo. Vabbè, vai a rompere subito con la cassa. Andarci a registrare lui, dove chiedeva troppo. La madonna, è tempo o no, se non sono costosi. Infatti poi sono dietro, mi hanno andato a registrare quell'altro, che chiedeva il trigo. Peppe è molto più costoso di... Appunto, questo ti fa capire con che persone gioca a che fa.
Quanto ti chiedevano a pezzo? No, ma non mi ricordo. La giornata era. Dai, fammi spaccare sta roba. Certo, specie di prono per roba. No, no, il Temple of Noise, no, il Temple of Noise, no, chiede troppo, dai, da coso. Del tribo. Altro po'. Ma mica mi dà energia nuova, pezzo di merda. Bravo, ammazzo. Sono morto, mi sa. Sì, quando si avvicina alle casse devi dare il calcio, altrimenti le pietre, le scatole, ti uccide. Ce la fai uscire quella cassa? Ah, l'ha fatto. Ok, un po' di vita lì. La schivano, eh. Mo' lento di nuovo qua. Poi c'è qualcosa. Oh, sta monster mi ha fatto diventare strabile. No, c'è un'altra casa lì in fondo. No, no, non perdere vita a cazzo. Sta facendo la mossa segreta. Ho capito, però. Vabbè, qua niente. Quando cazzo arriva a prendere le casse da così lento? Ho capito come fa la mossa segreta. Correre? No, non mi fa correre, è un casino. Che è? Vedi, mi fa far fare. Vedi, va. Che è, bombe. E la madonna. Dove me le lancio, scusami. Che devo fa? Dove va? Rimasto fermo. Che praticamente lui corre solo se va in avanti. Mo' ho capito. Non credo. Se schiaccio il tasto non corre se non gli do la direzione. Vabbè, certo, poi così. Mi ingrippo. Mi ingrippa sta cosa. Carloni pale Carloni no. Io non c'ho un cazzo. Scalloni. Dove hai imparato Scalloni? I sardi, c'è un amico sardo, poi altre persone sarde l'avevo conosciute, lo dicevano tutti. Ma rompere tutti. Pure con Keddu. Con Keddu è il clan. C'è la cappella. Sì. Ma tutti devo rompere. Che cazzo rompo qua? E mi hai fatto sesso con una sarda? Cosa? E mi hai fatto sesso con una sarda? No. Praticamente cagano mentre fanno il bombino.
È una pecora, che è bello, è bello. È una pecora. Un po' sono come cacchi godi un po', è bello. Ma c'era qua quelli, Ho capito. Cerca di... Oh, ragazzi, e mi devo bere una Coca-Cola, un attimo. Scusatemi, Oh, ma è davvero? C'è la coltello di lanciarlo. Ah, cocca corno. Oh, ragazzi, veramente... Mamma mia. Farice di tiro. Cioè, veramente. Sei veramente. Dovresti guardarti intorno, adesso scappa, corri via. Guarda se c'è roba grossa la prendo. Vieni qua. Che giro. Subito vado in tintorno, lascio proprio la roba. Lascio prendere questi qua. Cibo, un cazzo. Eccole lì le casse, guarda. No, non sono queste. Quelle... Sì, sì, quelle marroni. Io dove sto? Dietro al muro. Ah, sto dietro al muro che non si vede. Ottimo. Che scappa, sei morto. Non mi vedo. Dove sto? Ah, ecco. Mi allontano un secondo. Comunque vedi, ho le vite infinite, che cazzo mi frega. Vedi, c'ho arrivo una vita. Ah. Visto? Grande. Ma secondo te quanta gente c'è che deve sposarsi, che sta aspettando la fine della pandemia? Un bel po'. C'era un boom di... Comunque, nel momento in cui dovesse finire in modo ufficiale e non graduale la pandemia, c'era un... questo traffico di denaro, eh. Cioè, tutti cominciano a viaggiare di nuovo. C'è un sacco di gente che... Mi preoccupo un po'. Perché? Perché vuol dire che ci sarà una speculazione assurda, no? Dici come? Come fai? Adesso tutti quanti vorranno farlo. Hai ragione. Però un po' di soldini ci cominciano a girare di nuovo. Sì, ma sempre non a tutti, capito? Della serie, per chi veniva sottopagato tendenzialmente verrà ancora più sottopagato con la scusa, vabbè, è la pandemia, però il lavoro comunque sarà, siccome sarà tanto, no, chi doveva guadagnare guadagnerà, come la scusa della crisi, diciamo, no? Adesso sarà un'altra cosa per dire ma la pandemia. Praticamente ti stanno picchiando i vigili del fuoco, cioè il cattivo ha sottopaga anche i vigili del fuoco. No, è questo pure Apollo. Solo anche il calcio, cioè,
salti per fare il calcio, non fa anche il calcio. Dai, bimbi, vai. Sotto il cazzo. Perché ti fai i colpi? Non ho capito, avete ragione voi. No. Bene. Ne vado, avete convinto. E poi torni un calcio volante. Esatto. No, e poi se torni. Argomentazione abbastanza convincente. Vediamo. Ok. Questo ce l'ho. Ok. Mo? Fa prendere il treno, guarda. O scende un'altra gente che fa prendere il treno. Ma scende un'altra gente. Prossima fermata, nocca in bocca. L'inferno. Vediamo questi che prendono tutti i capelli. Immagino a casa che si svestono perché sono tutto nudo. Ha detto, io vado a picchiare un tizio in stazione. Ma dove? No, 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 nella metropolitana. Vado a picchiare questo qui. Niente, torno dopo. Prendo la stazione, mi fermo. Aspetta il treno. Metropolitano sale pensando sempre che deve picchiare uno sconosciuto a una stazione. C'è anche altra gente. Ah, ciao Marco, anche tu? Sì, sì, anch'io sono andato a picchiare. Oak, e tu Blade? Sì, anche io. Ah, siamo tutti insieme. Ah, dai, e questa è la fermata? Sì, sì, vai. E tu scendi se c'è questo. Mariti che non tornano a casa. Sì, bambini che piangono. Otis. Blade. Perché non so. Beh, non gli uccidi. Cioè, secondo me non gli uccidi. Io non li vedo morti questi qui. O sì, no, sono morti. Scomparsi. Scompaiono. C'è un panino. Un panino. Ma devo ammazzare? Ah, ok, è finito. Ma devi scegliere, mi sa. Dove è buono, so. Mi sa che Bronx non è stata una buona idea. Ma era l'unica, che cazzo. Non so perché ti dava quella roba lì. Aspetta, metto in pausa, se posso. Se... Sta anche la musica. Pa, 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 pa. Ma farò un caffè. Questa era del 96, che cazzo è questo gioco? Ma storico. Fighting Force, vediamo un po'. 97. No, io praticamente l'emulatore per 64 ce l'ho. Il problema mi va pure su Mac. Il problema è semplicemente che non ho il controller. E giocare con la tastiera mi rompe il cazzo. Giocare ovviamente con il joystick normale è un delirio. Cioè, immagini il controller, il pirulicchio, no? Mi sa che avevo comprato, o non lo trovo, o forse non avevo più comprato, il convertitore praticamente per il controller Nintendo 64 per USB praticamente. Ce l'ho per PS2 USB. Mi sa che l'avevo adocchiato e volevo prenderlo. È un convertitore che ti converte ovviamente i segnali del il joypad Nintendo 64 in USB. Sì, in, stavo dicendo un po', c'è scritto Fighting Force era stato originariamente concepito come un gioco della serie Street of Rage. Ok, sì, infatti. Per Sega Saturn. Era molto più veloce l'originale.
come sì. Sta concepito. E la madonna. Ah, c'è questo mica, che cazzo è? Exotan. A parte è fortissimo. A parte che non riesco ancora a usare sto cazzo di joypad. A parte che non ho fatto ancora una ferita, immagino. Secondo me sto cercando la risoluzione bassa, non so cosa. Cosa? No, sto guardando il video su. Su YouTube di questo gioco. Sembra un po' più definita la grafica di come ce l'hai tu. Sì. Beh, tieni conto che questo esce. Da maschera. Via, cioè via TV, no? AV. Lui gioca nell'emulatore forse. Che è ben diverso. È vero, questo no, non TV, questo è in digitale, quindi. Agente governativo Dex Zeng si è convinto che la fine del millennio coincida con la fine del mondo. Nulla ovviamente accade al cambiare del secolo. Per non fare la figura del fesso, il buon Zeng sente il dovere morale di prodigarsi per far sì che la fine del mondo accada veramente. Con un piccolo aiuto da parte di qualche arma biologica. Quindi praticamente questo tizio per non fare la figura di merda. Base navale oppure senza, non puoi andare, guarda se puoi, no, andare. Non puoi, è sbarrata. È strano però. No, forse perché stai selezionando quella. Prova andare a sinistra. Oh, non sto selezionando niente. No, no, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Forse vai. No, no, devi andare proprio fisicamente a sinistra. Vedi che è il treno proprio a sinistra. Entra nel treno. Che cazzo. Non tanto entrare nel treno. Base navale per forza. Ah, vedi, un altro treno devo prendere. Evidentemente è bloccato, di finirlo una volta forse. Lorenzo. Aspetta, questa guarda, Mattia, questa è la versione. Aspetta. Questa è la versione digitale, guarda quella V.
vedi com'è. Che è successo? È ancora peggio. Che merda. Visto? A merda. Cioè, vedo che è una merda. Questo è un po' più definito. Oddio, c'è meno aliasing, diciamo. Molto sfocato. Molto sfocato. Ed è comunque quello che vedi nella televisione, eh? Tu sei abituato, ovviamente c'è l'occhio adesso del full HD, capito? Del televisore full HD. Però l'AV, diciamo, era i televisori vecchi. Alla fine questo CRT, 420, 480, sì, esatto, cioè... Però esistevano i, appunto, mi ricordo che quando usavo il cavo RGB che aumentava le linee, adesso vediamo un po'. PAL NTSC, perché con ETV il standard, vediamo un po'. Poi adesso chi c'è? Alessandro. No, non so se è Alexander. Ci siamo tutti e due. Ah, ok. Ciao Alessandri. Va bene, però. Sì, vabbè, non vi sente, sto con le cuffie perché lei sta studiando. Ah, ok. Siamo in live, sì. Alessandro. Sei live? Sì. Sì. Siamo di Nintendo. Sto di Nintendo 64. Nel senso che stai arrivando a 64 anni. No, sì. Di Nintendo. Sto diventando 64. Sto di Nintendo 64. Ah, ho capito, sono 64, va bene. Bella, madonna. Sono morto. Comunque, prima ho ammazzato il boss, ho preso tutta una serie di energie. Non me la cioè non me la caricate proprio. Ok, sono morto. Ok, sono rimorto. No. Ah no, non è vero, non ho più. Morirò. Non ho più energia, non è energia infinita. E forse avevi preso prima. Sì. Una vita. Ma neanche ci arrivi secondo me la base navale. No, non ci arrivo, devo arrivare. Ma pippa come sono. Ancora lento. Oh, Alessà. Niente. Mamma mia, va lento. Come dai? Alessà? È svenuto, ogni tanto viene, lo fa. Fa così. Stiamo dando cazzotti a ripetere. Sì. Ci sono dei quadri che sono un po' lenti, tipo questo. Motore grafico, non so che cazzo li prende. Che c'ha l'animazione dal lato, forse, che passa, non lo so, non ho capito. No, stai sul treno delle ferrovie dello Stato. Ah, per quello. Per valente il gioco proprio allora. Rallenta proprio in ritardo, arriva in ritardo. Arriva in ritardo, sono le ferrovie dello Stato. Alessà. Sandro. Ti è mutato.
Come mi ha mutato? Cosa gli hai detto? L'hai fatto arrabbiare? Mi ha fatto arrabbiare? Lorenzo. Che io ho detto? Non so cosa hai detto. Niente. Sicuramente si è arrabbiato per qualcosa che ha tolto l'audio. Nei videogiochi le tipe sono tutte sexy, così, i tipi sono tutti 90. Fighi, è così. Tu vorresti mai un panino, vai a prenderlo, vai a prenderlo. Oh. Il panino. un panino, un tramezzino. Io dite che lo sto chiamando da 3 ore se non mi sente. Lorenzo, sì, Alessandro. Sento. Alessandro. Dimmi. Perché non senti Lorenzo? Ma... l'hai mutato? No. Okay. Ma mi senti? Sì. Te sto chiamando da 3 ore. Oddio, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sono durato anche Lorenzo, troppo. Lorenzo, ti sento, non ti sento. Sto dal mio PC. Dimmi, dimmi. Oh, la base navale però sono arrivato. Ti ho aggiunto, eh. Ah, qui, mo mi fa funzionare sto cazzo di... sì, ok. Di crocettina. Mentre te, questi giochi non va. E ok. Finita questa esperienza fantastica. Non so, io vorrei fare altre cose con questo. Il 64, non so perché, ma è molto nostalgico. No, è bello, intendo. Se... ma fai GoldenEye, no? No, troppo complesso forse. Vabbè, mica lo devi fare tutto. Vediamo che c'ha. Vediamo che c'ha questa cartuccia. Fela.